Sono davvero contenta di aver sconfitto le ragazze popolari. Ex ragazze popolari. Già, siete state grandiose. Grazie mille, davvero. Siete state fantastiche. Nessuno ne aveva mai avuto il coraggio. Me la pagheranno. Oh, se me la pagheranno. Si stanno guardando tutti male, ci parlano male. Ma c'è la tua vendetta quando hai intenzione di dirci? Oggi pomeriggio verrete a casa mia e ve la dirò. State tranquille, è fantastica. Andranno a fondo. Ah, ok. Nel pomeriggio a casa di Emily. Ah, mamma, puoi fare più piano? Non sentiamo niente. Già, sono episodi nuovi. Oh, sentite, qualcuno dovrà polverizzare la casa. Eccoci qui. Wow, davvero bella la casa. Grazie. Andiamo in camera mia. Ok. Ancora qui. Wow, in puro stile ragazza popolare. Sì, ma adesso la rimetteremo tutta verde come era prima. Certo. Allora ti spiego un po' come voglio farla. Ma chi è quella ragazza dei capelli rossi? Non lo so, non l'ho mai vista. Infatti è arrivata e pensavo portasse quelle ragazze popolari. Non lo so. Mamma! Cosa c'è? Sentite lo spiropolvere anche di qui? No, Emily ha portato a casa una ragazza con i capelli rossi che non abbiamo mai visto. Ah, sì? Non penso sia una ragazza popolare, cioè non ha quello stile. Vado a parlargli. Ciao Emily. Ciao mamma, puoi venire un attimo di là? Certo, torno subito. Dimmi, ma chi è quella? Ah, è Miriam, una mia amica. Sul serio? Sì, mamma, sta tranquilla, ho chiuso con le ragazze popolari. Lei è un'ottima ragazza. È venuta qui per aiutarmi a sistemare di nuovo la camera. Di nuovo tutta verde. Oh, questa è la Emily che mi piace. Già, ci è rimancata molto. Bentornata. Grazie, ora mi metto all'opera. Bene, allora io vado di là. Che cosa voleva? No, niente, allora mettiamoci al lavoro. Ok. Allora, carta d'apparati. Allora, io prima avevo questa qui, che è verde, però insomma, come altre verdi, ci sarebbe questa. No, non mi piace tanto. Questa con i fiori? No, è troppo elegante. No. Aspetta, questa, ecco qui, questa è molto carina. C'è anche un po' di giallo, va bene. Poi pavimento verde c'è questo, però non mi convince tanto. Pure c'è questo, aspetta, questo. No, è un verde orribile. Ecco, questo è meglio. Adesso togliamo tutto e rifacciamo da zero. Ok, ecco qui. Poi come letto, vediamo un po'. Qui metterei una mensola, ok. Poi vediamo qui, cioè qui mettiamo, magari metto qualcosa per sedermi quando vieni tu a trovarmi. Ok. Poi sopra l'armadio metterei questa radio, che mi piace molto, insomma, sempre sul tono del verde, quello lì. E poi, ecco fatto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e davvero nel mio stile. Grazie, Miriam. Di nulla. Ragazze, volete fare merenda? Wow, questo sì che è puro in stile Emily. Grazie. Sì, andiamo a fare merenda. No, oh, sono così contenta che Emily è tornata. Il giorno dopo a scuola? Ah, oggi è proprio una bellissima giornata. Ehi, ciao Barry. Ma perché ci hai ignorato? Oh boh. E beh, entriamo in classe. Buongiorno ragazzi. Non è affatto un buongiorno. Già, sappiamo tutto. Cosa? Ma di che parlate? Abbiamo sentito la registrazione. Tu ci hai fatto capire, detto che loro erano un pessimo gruppo semplicemente perché voi state escogitando qualcosa per rientrarci. Che? Quale registrazione? Ma soprattutto no, ragazzi! Noi non vogliamo rientrare in quel patetico gruppo. Già, chi mi ha messo in testa questa cosa? Non l'abbiamo messa in testa, ce l'ha fatta sentita. L'abbiamo sentita. È stata Carol.
Ah, ma ovvio, perché lei ci odia. Comunque, ragazzi, non è vero. Certo, e dovremmo credervi. Va bene, non credeteci, non ce ne frega niente. Almeno voi ci credete che non siamo stati noi? Non abbiamo fatto nessuna registrazione. Certo, come no. Abbiamo scritto scemi in faccia? Ok. Sta tranquilla, Miriam. Presto si saprà la verità. No, non immaginavo che ci avrebbe fatto qualcosa. Sì, in fondo l'abbiamo ridicolizzata davanti a tutti, ma era quello che meritavamo. E noi li sconfiggeremo ancora una volta. Continua. Beh, non si può proprio dire bene, insomma, loro. Lei aveva detto che c'era la sua vendetta. Ed è riuscita proprio bene, adesso tutte le odiano e noi siamo di nuovo sul podio. Già, come abbiamo potuto credere a quelle babbè? Si sa che il gruppo delle popolari sono fantastiche. Già, è ovvio che Eva. Dovevamo capirlo che era tutto fatto apposta per tornarci. Già, chi è che non vuole tornare nel gruppo dei popolari? Sì, scusate se non ho aperto il regalo perché ce l'avevo, però oggi ho dei problemi con Toco Award. Come se avete notato, Emily ha posato il suo zaino ed è sparito. Lei gli sono spariti gli occhiali. E sono sparite anche tutte le piante che erano sugli armadietti. Non so cosa sia successo. Ma capita di avere dei bug con questo gioco. Comunque, ci vediamo nel prossimo episodio. Iscrivetevi, lasciate like e suggeriteci nei commenti come fargliela pagare. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, un bacio e un abbraccio. Come notate, appena le siedo si piega il braccio anche se non ho niente in mano. Vabbè, ciao!